Salve a tutti e ben ritrovati alla consueta rassegna stampa del settimanale Il Ponte. Questa settimana sfogliamo assieme il numero che esce domenica 10 maggio, scusate, questa la data che troviamo sul Ponte, ma come sapete il giornale è già disponibile in edicola e sull'app dal giovedì precedente, quindi giovedì 7 maggio. Ovviamente questa settimana è cominciata la fase 2 e anche l'apertura del giornale, come vedete dalla fotonotizia Ripartiti, è proprio dedicata a questo momento tanto atteso quanto anche sotto osservazione per le criticità. E riguardo alle cose che stanno ricominciando, a come la vita sta riprendendo e come le attività non solo commerciali e sociali, ma anche di altro tipo, stanno ripartendo, è dedicato il fondo di questa settimana, l'editoriale, vedete, CEI e governo, toni forti e collaborazione. Si parte quindi da quello che è stato un po' anche lo scontro tra la CEI e il governo dovuto alla chiusura ancora delle chiese, soprattutto all'impossibilità di celebrare le messe. Il Ponte in questo editoriale ne discute con Monsignor Stefano Russo, segretario generale della CEI, che riflette proprio con alcune domande e risposte su questo momento estremamente delicato. Entriamo adesso nelle pagine di questo numero. Cominciamo con il servizio di copertina dedicato alla giornata mondiale delle vocazioni, e c'è il Ponte pubblica una lettera aperta del vescovo Francesco Lambiasi ai giovani, lettera che è incentrata sulla figura del buon pastore che soffre e gioisce con e per noi. L'altro servizio di copertina è dedicato invece a un altro argomento, dedicato sempre, siamo in tema Covid-19, un tema che in queste ultime settimane è stato sempre sulle prime pagine, ovvero le RSA. In particolare siamo a Rimini e raccontiamo la storia del Maccolini, una casa che ospita anziani che però rispetto a tante notizie che abbiamo avuto sui giornali in questo periodo ci porta una notizia molto positiva: dei 142 ospiti nessuno si è infettato. Il Ponte racconta insomma quali sono state anche le scelte e le strategie che hanno portato il Maccolini a questo risultato. Vediamo velocemente le pagine della settimana che ci portano sott'occhio le notizie principali di cronaca. Tra le due che hanno più spazio nella pagina, vediamo Ripartiamo ma senza troppi scatti in avanti, quindi appunto siamo sempre sulla fase 2, sulle attenzioni a non andare oltre per mettere in pericolo proprio la ripartenza. E invece a pagina 5 continua il racconto delle tantissime, alcune volte surreali e divertenti, scuse che vengono utilizzate da chi precedentemente alla fase 2 veniva trovato fuori senza poter stare fuori. Pagina 6 e 7, l'altra doppia pagina che ormai è diventato un appuntamento consueto in questo periodo, ovvero l'aggiornamento sullo stato del Covid-19. Anche qui lo abbiamo visto in copertina, l'argomento principale, quello ovviamente dell'inizio della fase 2, quindi di come è cominciata, di come sta procedendo. Gli altri approfondimenti riguardano la polemica che c'è stata sulla riapertura delle spiagge. Sapete, c'è stato uno scontro: Bonaccini ha chiuso le spiagge dell'Emilia Romagna, mentre invece Renata Tosi, sindaca di Riccione, vorrebbe aprirle e fare un ricorso al TAR, ma la questione è ancora aperta. E l'altra questione, che l'altro tema che in questa settimana è stato sulle prime pagine, è quello dell'appello del dottor Giuseppe Nardi, direttore dell'unità operativa anestesia e rianimazione dell'ospedale di Rimini, che dal suo punto di vista mette in guardia dal non prendersi eccessive libertà in questa fase 2, che è ancora una fase estremamente critica, ma c'è chi non ha gradito questo appello. In particolare Stefano Caldari,
Vari, assessore al turismo di Riccione, che lo vorrebbe portare addirittura in tribunale per procurato allarme. L'altro approfondimento legato all'emergenza coronavirus è quello sul turismo, adesso che si avvicina la stagione estiva e quindi la ripartenza anche del turismo. Quest'anno sicuramente sarà un turismo molto particolare, diverso da quello che siamo abituati, ma un turismo che comunque vuole ripartire prima possibile. Vediamo adesso gli altri argomenti di questo numero, siamo a pagina 8 e si parla di come le famiglie hanno vissuto le difficoltà dovute alla quarantena e alle altre necessità indotte dal Covid-19, in particolare con una, in questo articolo, intervista a Vittoria Maioli Sanese, psicologa della coppia e della famiglia. Procediamo, siamo nelle pagine di vita della Chiesa che sono dedicate, siamo a maggio, quindi mese mariano, proprio alle devozioni mariane e ancora poi continua il racconto di come le comunità diocesane stanno vivendo questo momento di dialoghi e confronti, soprattutto virtuali. Questa settimana l'inserto del ponte, lo vedete adesso con la prima pagina, è il Ponte Giovani. Sapete, i ragazzi che sono loro stessi i giornalisti che intervistano altri ragazzi e raccontano quindi il mondo dei più giovani visto proprio da loro. Anche in questo caso l'argomento è il Covid-19, in particolare con le ricadute anche pesanti sulla scuola. Cosa rimane della scuola? Vedete l'articolo di apertura, la scuola è l'edificio della libertà. Cosa ne resta dunque oggi che quell'edificio non è più accessibile, oggi che la libertà è tenuta ostaggio della pandemia? Quindi una approfondita riflessione su un tema che tornerà anche nelle prossime settimane, visto che già si discute di come sarà la riapertura del prossimo anno scolastico. Ancora cronache di uno studente fuori sede e poi sempre ovviamente Covid-19, un argomento da cui non riusciamo a liberarci in questo periodo, però declinandolo secondo quelle che sono i punti di vista sempre diversi di chi scrive. In questo caso, come andrà avanti anche il servizio scout, che come tutti gli altri è stato interrotto in queste settimane, ma anche invece come le persone, soprattutto in questo caso i ragazzi più giovani, si sono riorganizzati per trasformare la forzata ferma in casa in un'attività solidale. In particolare parliamo di Timbota Rimini, i ragazzi che portano cibo in casa, il cibo e la spesa in casa di chi non può muoversi. Invece poi nella pagina seguente, siamo a pagina 18, troviamo il lato un pochino più stupido della rete e delle difficoltà della quarantena, ovvero le challenge che spesso hanno anche effetti poco salutari. Proseguiamo velocemente con le ultime pagine che ci mancano. Cultura e spettacoli si interroga su come alcune associazioni, soprattutto legate alla musica e al canto, possano continuare l'attività online. Un canto millenario si può apprendere online. E ancora anche la pagina dell'arte si concentra sul maggio mariano, mentre invece Storia e Storie ci porta nella Rimini del 1320, i Malatesta garanti verso la Chiesa, un periodo di fermento nella Romagna di 7 secoli fa. I ghibellini si ribellano al dominio pontificio e vediamo quindi anche il ruolo dei signori in questo contesto. Pagine della provincia, quindi le notizie che vengono dall'entroterra. Verucchio, un click di generosità. L'amministrazione di Verucchio lancia un appello: servono tablet per permettere la didattica a distanza anche a chi non può. Mentre invece dal Rubicone i pericoli, le difficoltà di un territorio abbandonato che non è stato possibile frequentare e coltivare in questo periodo, cinghiali e caprioli, danni ingentissimi.
Ancora avanti, San Marino, la prima app che sanifica è San Marinese, azienda del Titano, mette a punto un'applicazione gratuita che permetterà a tutti di capire cosa fare e cosa utilizzare. Andiamo adesso, come sempre, allo sport, che in questo periodo, non potendo raccontarci la cronaca degli eventi sportivi, ci racconta le storie e le interviste. In particolare, il personaggio di questo numero è Mattia Zaccagni, 24 anni, una colonna della difesa del Verona. È bellariese, dopo essere stato colpito dal Covid, ha donato 30 buoni spesa al comune. È un onore aiutare la mia città. Con questo articolo siamo arrivati in chiusura della rassegna stampa di questa settimana. Io, come sempre, vi ringrazio per aver sfogliato il giornale con noi. Vi ricordo che anche questa settimana, anche il numero che abbiamo sfogliato assieme, è disponibile gratuitamente sull'app, quindi potete sfogliarlo liberamente. Trovate tutte le indicazioni per accedere all'app sul nostro sito www.ilponte.com. Grazie ancora e buona serata.